Questa è una delle opere più celebri di Rembrandt. La scena rappresenta l'annuale parata della Compagnia degli Archibugeri per le vie di Amsterdam. Pacifici borghesi che per l'occasione maneggiano maldestramente vecchi archibugi e antiquate alabarde raffigurati in una tenuta disordinata e poco marziale. Rembrandt, con la sua sensibilità, ci fa quasi sentire i rumori, il disordine, lo sbattere un po' confuso delle aste. Gli sfolgoranti passaggi luminosi, l'intensità dei ritratti, il totale dominio della composizione testimoniano la classe magistrale di questo artista olandese che, grazie ad un uso raffinato della luce e dell'introspezione, ci lascia insuperabili ritratti del suo tempo. Questi, insieme a tanti altri, sono i motivi che rendono Rembrandt un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Stefano Zuffi. Siamo nella Galleria degli Uffizi a Firenze, nella nuova sezione dedicata alla pittura internazionale nell'età barocca. Cuore di questa sezione è una sala particolarmente preziosa, una sala che ospita quattro dipinti di Rembrandt. E perché questo numero e questa importanza di opere proprio qui a Firenze? Ma forse per due motivi. Il primo è che il futuro Granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici, è stato uno degli ultimi grandi personaggi a visitare Rembrandt nella sua casa di Amsterdam. E il secondo motivo, non meno importante, è che Rembrandt è stato presto riconosciuto come un grande artista da parte degli intellettuali, dei letterati italiani. Ed è stato proprio un grande letterato fiorentino della fine del Seicento, Filippo Baldinucci, a lasciarci uno dei ritratti più vivi dell'arte, ma anche dell'aspetto fisico di Rembrandt e del suo modo di porsi rispetto al mondo e rispetto ai committenti. Baldinucci scrive: Rembrandt, mentre operava, non avrebbe dato udienza al più grande sovrano del mondo. Aveva un aspetto trasandato, non curava i suoi abiti, spesso si puliva i pennelli sul camicione da lavoro. E con tutto ciò era, scrive proprio Baldinucci, un umorista di prima classe, un uomo libero. E Rembrandt, verso la fine della sua vita, ha scritto proprio una frase in cui ha riassunto un po' la sua filosofia di vita e dice: se io voglio dare pace al mio spirito, non cercherò gli onori, ma la mia libertà. E la parola libertà è la chiave di tutta la vita di Rembrandt e il modo per comprendere anche la sua figura e la sua carriera, molto controversa e molto complicata, in un periodo storico, in una città, in una nazione che si stavano affacciando prepotentemente alla ribalta della storia. Possiamo osservare questo dipinto giovanile proprio per renderci conto delle caratteristiche dello stile iniziale, dell'avvio della carriera di Rembrandt. Se osserviamo con attenzione le frange del tappeto oppure i dettagli di questi oggetti d'oro, di questi recipienti preziosi o ancora l'esecuzione
davvero miniaturistica del grande libro della Bibbia o di questi tessuti, noi ammiriamo la cura del dettaglio. Ma la cura del dettaglio è un esercizio di virtuosismo un po' fine a se stesso, o rischierebbe di rimanere fino a se stesso, se non ci fosse questa grandiosa creazione, di composizione. Questo è un dipinto che ha un soggetto piuttosto particolare. È il profeta Geremia che sta meditando in modo molto accorato, malinconico, sulla futura distruzione di Gerusalemme. Il profeta si trova in una situazione ambientale impressionante. Ci sono, si direbbe, dei fumi che escono da sottoterra, ci sono delle rocce che chiudono l'orizzonte, c'è una situazione di grande solitudine, concentrazione, pensiero. Va anche ricordato che i Paesi Bassi, l'Olanda del primo 600, sono un paese con una prevalenza calvinista, ma anche molto tollerante dal punto di vista religioso. Rembrandt è un artista molto attento ad una lettura e interpretazione della Bibbia, anche recuperando scene, personaggi, episodi davvero insoliti nella storia della pittura. Rembrandt nasce nel 1606 e fino al 1631, cioè fino ai suoi 25 anni, vive a Leida. Il 1631 sarà l'anno della grande svolta, l'anno del suo trasferimento da Leida ad Amsterdam. Rembrandt van Rijn nasce nel 1606 a Leida, nei Paesi Bassi, ed è il quarto dei sei figli di un mugnaio. Durante il suo apprendistato artistico presso l'importante bottega di Pieter Lastman ad Amsterdam, assorbe le innovazioni di Caravaggio e studia il grande maestro fiammingo Pieter Paul Rubens. Nelle prime opere, Rembrandt predilige gli effetti luminosi di matrice caravaggesca e una concitata azione dei personaggi. Nel 1629, a 23 anni, viene introdotto alla corte dell'Aia. In questi anni il suo stile si evolve verso forme più contenute, con una forte predilezione per lo studio della figura umana. Nascono i primi autoritratti, connotati da energia e immediatezza straordinarie. Giunto ad Amsterdam, il 25enne Rembrandt si afferma come ritrattista. Qui riceve la sua prima rilevante commessa, la lezione di anatomia del dottor Tulp, e sposa Saskia, parente di un ricco mercante d'arte. Ai ritratti si alternano soggetti religiosi e storici, realizzati con una stesura pittorica libera e sciolta. Il periodo di maggior fortuna dell'artista si conclude nel 1642 con la celebre Ronda di Notte. Segue una fase complessa e tumultuosa. La perdita dell'amata moglie incide profondamente sul carattere e sullo stile di Rembrandt e precede l'inizio della sua parabola discendente presso i contemporanei. Interessato a cogliere gli aspetti intimi e spirituali dei personaggi, l'artista si allontana sempre di più dal gusto estetico del tempo, ma non riduce però la sua formidabile potenza creativa. Gli scarsi guadagni lo portano alla rovina e dopo il 1656 i suoi beni vengono venduti all'asta. Trasferitosi in una modesta abitazione con i figli e la nuova compagna, l'artista conduce una vita solitaria ma costellata di nuovi capolavori come I sindaci dei drappieri. Rembrandt si spegne nel 1669 ad Amsterdam, lasciando assoluti capolavori sempre distinti da una forte personalità e da prodigiose capacità tecniche.